Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, appuntamento con Liberamente Parliamone in diretta quest'oggi come tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 16, ma da oggi si inizia prima perché, si dice alle 16 e si va a finire alle 16 e un quarto. Abbiamo detto, è all'italiana la questione, per cui siccome noi non è che possiamo fare la Repubblica del Comune di... E ci dobbiamo adeguare e quindi, siccome siamo anche noi all'italiana, diciamo che iniziamo alle 15.45, chissà, sicuramente o forse per le 16 saremo tutti quanti sintonizzati, non dico tutti, ma quasi tutti, sul digitale terrestre, il 97 per quanto riguarda la Puglia, 884 Basilicata e Calabria. Vi ringrazio quindi di essere sintonizzati con noi, come ringrazio anche coloro i quali ci seguono attraverso il social, la pagina di Facebook Redazione Telemaig, oppure sul canale YouTube Telemaig. Siete sempre numerosi e ci fa piacere. Il nostro numero telefonico a cui è possibile far riferimento per inviare messaggi, immagini, filmati, qualsiasi vostra osservazione, è il 351-931-9265, oppure potete utilizzare la posta elettronica, quindi la mail telemaig@libero.it. Grazie al Codacons, ogni settimana, il venerdì, lo dedichiamo a quegli argomenti che sono di vostro interesse, che sono, mi scuserà l'avvocato collegato con me, Luca Ficucello, alla mano, alla portata di tutti, alla giornata. In che senso dico questo? Perché sono quegli argomenti che poi riguardano tutti noi, perché sorgono da disagi che viviamo quando andiamo a fare un acquisto, quando ci fanno un colpo di telefono e poi ci arriva magari un contratto di chissà quale promozione e non ci ricordiamo nemmeno quando ci hanno chiamato e quando a telefono abbiamo detto quel fatidico sì. Poi dobbiamo vedere le cose o in verticale o in orizzontale. A noi piace più l'orizzontale. Perché piace più l'orizzontale? Perché grazie all'orizzontale... Avvocato Luca Ficucello, buon pomeriggio. Buonasera a tutti gli telespettatori, buonasera a te caro direttore, ben trovato. Potremmo ruotare di 90 gradi l'apparecchio? Che siamo col computer? Così? Dicevo, avvocato Luca Ficucello, siamo collegati col computer? Con Skype? No, dovremmo andare in... Come mai la vedo in verticale, non in orizzontale? Dobbiamo ruotare il telefono, forse. Non so cosa sia... Va bene, andiamo così. D'accordo, perfetto. Benissimo, benissimo. Ecco, grazie all'avvocato Luca Ficucello del Codacons provinciale di Foggia e responsabile della sede locale di San Severo, ho detto bene avvocato, potrebbe sfuggirmi qualcosa. Perfetto, tutto chiaro. Benissimo, così. Benissimo. Dicevo prima che chi la vede nera, chi la vede in bianco, chi la vede in orizzontale, chi in verticale, ognuno ha la sua visione. E poi si è costretto ad andare in tribunale o a rivolgersi alle associazioni per poter difendere o vedersi o per rivendicare i propri diritti. In tutti i campi, in quest'ultimo periodo si parla più degli altri, quindi in tema... in tema sanitario, ma non possiamo dimenticarci che la sanità e quindi il coronavirus e tutte le relative conseguenze non possono farci perdere di vista l'economia, perché se non abbiamo i soldini nemmeno per andare in farmacia e comprarci l'aspirina per intenderci, ecco, sì, è importante quindi la salute, ma è importante anche il soldino per andare in farmacia a comprare
l'aspirina. E quindi l'economia è anche importante. Quando parliamo di economia ci rendiamo conto che dobbiamo avere a che fare con le banche e lo Stato ci porta sempre più ad avere a che fare con le banche, perché vorrebbe eliminare, almeno questo mi sembra l'indirizzo dato dalla politica ultimamente, eliminare il cartaceo, le banconote, e quindi andare sempre più con i bancomat, con i sistemi digitali ed elettronici. Ma mi sfugge un aspetto, perché lo Stato poi non dice alle banche che tutti quei costi per aprire il conto corrente, per poter utilizzare quella cassa, la carta, l'elettronica, come per i barbieri che si sono dovuti collegare e devono fare tante cose strane, o anche gli artigiani, devono essere sempre a spese di questi poveri noi, o ai noi cittadini. Avvocato Luca Ficucello, ci impongono di usare le carte di credito, i bancomat, però queste spese anche per il barbiere, per il negoziante, di queste, come si chiamano, queste spese per attivare il POS e tutto il resto sono a carico degli esercenti, dei commercianti. Non sarebbe stato più bello, più limpido dire: quando andate a compilare il modulo dei redditi o delle tasse da pagare, detraete tutte le spese pagate per questo apparecchio che vi abbiamo obbligato a inserire nelle vostre attività commerciali? Sarebbe stato troppo bello così, avvocato? Allora, noi spesso vorremmo vivere nel mondo dei sogni, la realtà non sempre corrisponde ai sogni, anzi direi quasi mai. Allora, partiamo da una base, è non del tutto vero il fatto che determinate spese non siano detraibili, lo sono in una certa percentuale rispetto al monte complessivo delle spese sostenute. Questo vale sia per gli artigiani, vale per i commercianti, come ad esempio per i liberi professionisti. Va da sé che piuttosto che attenderci dei crediti d'imposta, piuttosto che attenderci delle detrazioni d'imposta, sarebbe stato molto più fluido poter sperare che la implementazione di questi sistemi di corrispondenza con il fisco da parte, in particolar modo direi, dei lavoratori autonomi, venissero conferiti in favore di questi ultimi senza alcun aggravio di spese. Ma lo abbiamo detto, la politica fiscale italiana si contraddistingue da sempre per una qualcerta vessatorietà nei confronti del contribuente, per cui il cittadino si ritrova a suo malgrado a dover onorare, il termine credo sia il più opportuno, questi impegni senza poter colpo ferire. E di questo sistema sicuramente se ne approfittano anche le banche. Allora dobbiamo anche dire che rispetto a qualche lustro fa i costi bancari complessivamente intesi hanno comunque ricevuto una certa sforbiciata. Soltanto basti pensare al fatto che una volta i conti correnti zero, quelli senza spese, non esistevano. Adesso sul mercato ci sono queste formule attraverso le quali ridurre al minimo i costi di gestione di un conto e di commissione delle singole operazioni. Ma questo riguarda soprattutto il cittadino tout court. La cosa diventa più complessa se dall'esame della posizione del semplice cittadino si voglia trasferire il proprio focus al classico lavoratore autonomo. Il lavoratore autonomo, che può essere il piccolo imprenditore, il commerciante, l'artigiano o anche il libero professionista, per poter svolgere adeguatamente e correttamente il proprio lavoro ha bisogno di utilizzare degli strumenti, quelli che nel gergo aziendalistico vengono definiti beni strumentali, cioè strumenti atti a poter svolgere correttamente la propria attività lavorativa. E questi beni strumentali hanno dei costi. Questi costi, l'abbiamo detto qualche attimo fa, possono essere in parte deducibili, dedotti
dal monte complessivo di reddito che dovrà essere corrisposto al fisco. Nel momento in cui il lavoratore autonomo, il professionista, l'imprenditore, il commerciante, l'artigiano si avvicini alla banca per poter ottenere delle agevolazioni, e allora qui cominciano a sorgere i primi problemi. Intanto, per ciò che riguarda tutto il mondo delle carte di credito o comunque della moneta di plastica, perché così viene definita simpaticamente, purtroppo ancora oggi non si è giunti ad una definizione di quali possano essere di quale possa essere il contenimento dei costi di queste carte. E è chiaro che se si dovesse andare nel prosieguo degli anni verso un continuo ma inesorabile abbandono del denaro contante, per cosa che io ritengo sia una cosa mai realizzabile per tutta una serie di ragioni che poi andrebbero a coinvolgere anche l'aspetto sociologico del mondo in cui viviamo, ma non è certamente questa la sede più adatta per poterne parlare, visto che trattiamo di argomenti di interesse consumeristico. Ma se, ecco, almeno gradualmente e altrettanto inesorabilmente si andrà ad abbandonare nella misura più ampia possibile l'uso del contante, e beh, in qualche modo, in qualche maniera si dovrà trovare una soluzione per ovviare a questi costi che tuttora vadano a gravare a carico di coloro che chiedano di poter accedere all'utilizzo di queste carte. Ma non è soltanto il discorso delle carte che va a incidere nell'economia più completa e più globale di quello che può essere lo sforzo richiesto dal lavoratore autonomo. Noi sappiamo perfettamente che la principale fonte di finanziamento per le aziende, per i piccoli imprenditori, è tuttora il mondo bancario. Senza voler scomodare tutta la massa delle ipotesi di finanziamenti che possano avere matrice comunitaria, matrice regionale, ma questo è un altro mondo di cui potremmo discutere in una delle prossime puntate, in una delle prossime occasioni, perché credo che oggi, forse più di ieri, il saper attingere, il saper prendere al volo queste opportunità di finanziamento comunitario, penso che sia uno degli elementi principali che possa agevolare l'imprenditore nell'esercizio della propria attività. Ma nonostante tutto, il principale finanziatore delle imprese resta ancora la banca. E purtroppo, questo non lo possiamo sottacere e nessuno, penso, ce lo potrà mai negare, la banca ha ancora in uso di caricare nei confronti di coloro che chiedano un finanziamento, un mutuo, un'apertura di credito, la concessione di un fido, dei costi di commissione, dei costi di caricamento elevatissimi, tanto elevati che non sempre l'imprenditore si trova nella condizione di trovare l'operazione conveniente per le proprie esigenze. Quindi il discorso andrebbe visto in maniera un po' più ampia, andrebbe rivisto tutto il complesso dei costi che siano aggravarsi nei confronti dei lavoratori autonomi, ma questo ritengo che non possa essere soltanto un impegno a assumersi da parte delle banche, ma dovrebbe essere il nostro legislatore. Il legislatore è colui che con la forza della legge e con la forza della legiferazione a lui conferita dal popolo, quando quest'ultimo si recchi nelle urne elettorali, dovrebbe, qui il condizionale me lo consentirete è d'obbligo, dovrebbe rivedere tutto il complesso di norme che peraltro trovano principale albergo nel testo unico delle leggi bancarie e finanziarie, che non è altro che la base sulla quale poi vadano a svilupparsi tutte le disposizioni interpretative che vanno poi a rendere concretizzabili le operazioni a svolgersi fra la banca e i propri interlocutori, che ripeto potranno essere gli imprenditori come anche il semplice cittadino. Avvocato Luca Ficucello, Codacons provinciale di Foggia e responsabile della sede di San Severo. Resta il fatto che forse in Parlamento vi siano troppi banchieri, non è una domanda, è una provocazione che io lascio alle riflessioni
dei nostri telespettatori, che poi sono coloro i quali mettono la X e votano, e per cui forse diventerà molto, ma molto difficile, o meglio impossibile, che il legislatore trovi una soluzione più vantaggiosa per i correntisti e meno per le banche. Ma non è una domanda, ci mancherebbe, forse è uno stato di fatto, è una constatazione. Ecco, veniamo alle banche. Oggi, avvocato Luca Ficucello, sono nervoso, ce l'ho con le banche. Ecco, avvocato Luca Ficucello, una domanda molto semplice. Posso essere liberamente libero e quindi di essere nervoso e di avercela con qualcuno stamattina e quindi di fargli le pulci? O posso, qualcuno mi può denunciare, avvocato, mi dica subito. Lei è il padrone di casa e ne ha la facoltà più assoluta. Grazie, avvocato, le voglio tanto bene, peccato che non posso mettermi in macchina e raggiungerla, le offrirei un buon caffè o una cena stasera, ma lei, come ben sa, non ci è consentito. No. Ecco, non ci è consentito. Perché questo scambio di affetto e di stima non è tra le motivazioni che potrebbero permettere a noi altri di spostarci dai nostri comuni di residenza. Vorrà dire che aspetteremo tempi migliori, caro Gino. Aspettiamo, tanto noi non abbiamo, io non la trovo più la pazienza, più è grande la mia scrivania, più si smarriscono le cose, non so se succede anche lei, avvocato, più è grande la piattaforma dove si possono appoggiare, la base della scrivania dove si possono appoggiare i documenti, e più facilmente li si mettono, insomma, dove c'è il buco, dove c'è il posto vuoto. Poi che succede? Se passa qualcuno e ti mette ordine, non trovi più nulla, mentre nel disordine si riesce a trovare tutto. E veniamo quindi agli istituti bancari. Ecco, si va a messa, avvocato Luca Ficucello, e il gel, ci dobbiamo igienizzare. Si entra negli uffici pubblici, ci dobbiamo igienizzare. Si entra di qua, ci dobbiamo igienizzare, entriamo in banca. Ecco, io mi chiedo, io mi devo igienizzare, cioè la banca, l'immobile, l'edificio bancario, è quando già io entro nella prima porta, per intenderci? Perché il gel quindi lo devo trovare non appena entro, dopo la prima porta, o lo devo trovare dopo essere passato in quella cabina dove c'è l'impronta, non so che altro, se registrano l'immagine, si entra poi all'interno. Dove devo trovare il gel? Io dove mi devo igienizzare? Per, secondo legge, ecco, così, per capirlo. Beh, lei sorride, lo so che lei sorride, perché... Visto che il direttore ha parlato prima delle chiese, fare riferimento ad una domanda che sorgerebbe spontanea, ma allora l'acqua santiera nelle chiese dove la troviamo? All'esterno o appena si entra nell'edificio ecclesiastico? A parte le battute che chiaramente servono sempre per poter stemperare la serietà degli argomenti che andiamo ad affrontare, ma sempre con il sorriso sulle labbra, come il nostro costume d'altronde. Ma la domanda potrebbe apparire esagerata nella sua imposizione, ma credo altrettanto legittima, perché sono mesi che ci stanno bombardando con i famosi decaloghi. Iniziamo, ricordo, alla fine di gennaio con la canzoncina della Barbara D'Urso, lava di qua, penso che i telespettatori se la ricorderanno. E va da sé che le banche, che sono un luogo per quanto iperprotetto, dovrebbe essere il luogo più protetto tra quelli che noi siamo adusi a frequentare quotidianamente, ecco, la domanda è questa: ma io l'igienizzante lo devo trovare prima che vada a baccare quelle famose porte a chiusura automatica, laddove io potrò o dovrò eventualmente porre le mie impronte per farmi conoscere e per evitare ulteriori conseguenze, o lo devo trovare anche successivamente? Allora io dico che se vogliamo seguire pedissequamente la norma, io dovrei trovare la colonnina del gel presso le banche, sia all'esterno, e per esterno intendo in quella area di pertinenza rispetto all'ingresso delle porte a scomparsa della banca, sia successivamente.
Bene, per una semplice ragione, perché se io devo applicare la mia mano sul sensore per far sì che io venga riconosciuto tramite le mie impronte digitali, e beh, in quel momento io vado a toccare uno strumento toccato da chissà quanta gente. Oppure dovrei essere talmente attento da non toccare le porte, che saranno state anche igienizzate all'inizio della giornata, ma se io dovessi accedere all'istituto di credito nella tarda mattinata, quando saranno già transitate 10 e 10 di persone, probabilmente io rischierei anche sbadatamente di toccare con le mani questi manufatti e di ritrovarmi non più igienizzato, salvo ritrovare la colonnina di igienizzate subito dopo aver varcato la soglia. Quindi, se la vogliamo, ecco, dire tutta, io dovrei trovare, per essere nella condizione di igienizzazione assoluta, dovrei trovare le due paline, una prima di varcare le porte d'ingresso della banca e subito dopo aver varcato queste. No, stavo immaginando, avvocato, stavo con la mia fantasia, guardavo proprio la situazione, ecco, la vedevo. Non so se sono chiaro. Sì, no, diciamo io che non è che sia così. Con la fantasia dico. Tenuto anche conto del fatto che io credo che per una banca munirsi di igienizzante non comporti questa eccessiva spesa, visto che oramai dopo le speculazioni di inizio lockdown, gli igienizzanti li trovi nei supermercati o nei negozi anche di quartiere a pochi centesimi. Quindi voglio dire, non stiamo parlando di spese esagerate. Se, ripeto, il direttore mi ha posto questa domanda e io mi sono sentito in obbligo di far immaginare a coloro che ci stiano seguendo da casa quale possa essere la cosiddetta situazione ideale. Sì, avvocato, cioè, è chiaro. Corrispondente al dettato della legge. È chiaro, appunto io ho usato la mia fantasia, insomma, non so se sono chiaro abbastanza, ecco, la mia fantasia per immaginare come dovrebbe, poi lascio agli utenti, ai clienti, verificare se è così o non è così. Ecco, perché a me personalmente fa proprio schifo, mi scusi se il termine non è quello francese che a lei piace, ma fa proprio schifo mettere il ditino là sopra, ecco, fa proprio schifo, e lo devo sottolineare. Ecco, e a proposito di questo, mi chiedo, si va avanti ancora col numeretto cartaceo, e quindi tocchi l'apparecchiatura e tutto il resto, ma se io entro in questo... In questo pre-ingresso non potrebbe essere automatico? E poi mi scusi, avvocato, siccome io appunto ho il nervo, dico, e la temperatura la devono misurare in banca o no? Allora, bella domanda, interessante. No, perché qua i commercianti, no. E lì devi misurare la temperatura, ed entri di là devi misurare la temperatura, di qua, di là, e poi entriamo nelle banche, la devo misurare o no la temperatura nelle banche? Allora, le banche rientrano senza dubbio nei cosiddetti luoghi sensibili, cioè, ovvero, quelli la cui densità, la cui frequentazione da parte degli individui è massima. Io ritengo, ma credo che sia anche quello che stia per dire frutto non soltanto della interpretazione corretta della norma, ma anche di quella che si suol dire logica e buonsenso, che se io, come ad esempio che è successo stamattina entrando in tribunale a Foggia, mi misuro la temperatura, non vedo per quale motivo tale operazione non la si debba fare anche nelle banche. Per cui, se qualche istituto di credito omette di fare questo, sappia che non è proprio adamantino il suo comportamento. Questo lo possiamo dire in maniera certa ed assoluta. Poi, Gino Caro, cari amici all'ascolto, se la vogliamo sempre dire tutta, il rispetto pedissequo è assolutamente fuori dalle righe di queste disposizioni, sicuramente comporta una attenzione che va ben oltre quello che è il consentito, quello che è la norma quotidiana. Però, viva Dio, se è vero come è vero che questa fase di emergenza, che io poi non definirò più emergenza perché non credo si possa parlare
si possa utilizzare questo vocabolo quando la situazione oramai è tale dagli inizi di quest'anno. Non è più emergenza, Una sta diventando convivenza, una convivenza. voglio dire, un qualcosa di consolidato. Quindi noi dovremmo esserci, come dire, abituati a ricorrere a queste forme di protezione e di prevenzione soprattutto. È chiaro che se noi cittadini siamo lici, perché io credo che nella stragrande maggioranza dei casi il cittadino italiano sia stato e sia tuttora rispettosissimo delle disposizioni impartite dal nostro legislatore, devo dire che non sempre, chiedo scusa, prego. Non sempre ciò accada in quei luoghi che, ripeto, dovrebbero essere deputati alla sicurezza delle persone. Chiaro che la banca, l'abbiamo detto, rappresenta il non plus ultra della sicurezza. Beh, ci sono custoditi i nostri patrimoni, i nostri risparmi, non si vede per quale ragione si tutelino i risparmi non si voglia tutelare nella propria pienezza il diritto fondamentale della persona, che è quello alla salute. Ci sarebbe da chiedersi perché. Certamente noi possiamo essere le sentinelle, i controllori di questo stato di cose, eventualmente anche prendendoci la briga di segnalare a chi dovere queste mancanze. Ma è anche altrettanto vero che dovrebbero essere proprio coloro che abbiano nella propria titolarità della difesa del cittadino preoccuparsi di non farsi pizzicare nell'essere inadempienti rispetto a queste disposizioni. E certo, anche perché quando si entra in questo pre-ingresso si vede in una camera, in una telecamera, chi è e chi non è, c'è l'impronta digitale, eccetera, eccetera. Quindi in teoria, se non dovessi indossare la mascherina, mi dovrebbe essere negato l'ingresso. Assolutamente sì. Ma è così? No, no. Dico è così, no. Allora, no, in che senso? Chiedo scusa, avvocato, voglio dire... Il controllo assoluto è impossibile, perché il controllo assoluto può avvenire soltanto in un contesto, mi si consenta, non me ne vogliano i telespettatori, di stato di polizia, cioè laddove si decida che al fine di salvaguardare diritti riconosciuti immanenti e superiori, si vada, per tutelare questi diritti, a sacrificare delle prerogative fondamentali dell'essere umano, quale potrebbe essere ad esempio la limitazione alla propria deambulazione o ad altre forme di cautela nei confronti di quest'ultimo. Ma mi sembra almeno, non credo che possa temere di essere smentito, che si viva ancora in un paese dove la democrazia e la autogestione del nostro destino non dipenda necessariamente da terze persone. Guai se così fosse, vorrebbe dire prendere non so quante decine di anni trascorse dell'era moderna e calpestarle sotto i piedi. Quindi io dico sempre che tutte le norme, non soltanto quelle di tutela anti-Covid, tutto il complesso delle disposizioni che facciano parte del nostro più ampio ordinamento giuridico, pur nella loro letteralità, nella loro struttura letterale, meritino di essere applicate sempre secondo quello che dovrebbe essere il sentimento di aderenza rispetto alla realtà in cui stiamo vivendo. Non a caso si parla il più delle volte di diritto vivente, cioè a dire disposizioni che potrebbero essere entrate in vigore 40 anni fa, tuttora facenti parte del nostro complesso di norme dell'ordinamento giuridico, 40 anni fa aveva un'applicazione di un certo tipo, oggi ne hanno di un'altra. La norma è sempre la stessa, è cambiata l'applicazione perché sono cambiati i tempi, la società si è evoluta, anche le esigenze di giustizia si sono venute profondamente a modificare, anche la tempistica, che se ne voglia dire, è modificata nel corso degli ultimi lustri, per cui anche volendo utilizzare a cascata questo sentimento che ho appena espresso, volendolo quindi riportare nell'alveo delle norme anti-Covid, è anche vero che possiamo anche accettare qualche piccola stortura, ma l'importante è che il
complesso principale delle disposizioni sia correttamente osservato. Avvocato, io credo che sì. Ecco, il famoso decalogo, l'utilizzo dell'igienizzante, l'utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale, ecco, sono quelle tre componenti che io non posso più considerare variabili, ma sono fisse. Sì, avvocato, avvocato, però succede che in banca facciano entrare magari uno per volta o due per volta a secondo dell'ambiente, del numero degli sportelli, quindi della superficie dell'agenzia, ma che fuori poi si formino le file, si forma questa fila e alla fine c'è chi fuma e abbassa la mascherina, c'è chi chiacchiera dall'altra parte, e insomma una specie di assembramento. E cosa sì, lei dice bisogna autodisciplinarsi, ma non è così semplice, perché se io devo andare a fare un versamento, devo andare in banca, cosa bisogna fare? Cosa deve fare la banca in più rispetto a quello che si è fatto fino a ieri? Se c'è qualche accorgimento, che cosa? Allora, noi ricordiamo, siamo tutti, credo, clienti di banche, che nell'epoca successiva, immediatamente successiva al lockdown, quindi quando riconquistammo seppur a fatica la nostra libertà di deambulazione, tutte le banche di fatto applicarono un sistema che era quello dell'ingresso su appuntamento. Io ne sono testimone, perché più volte ho utilizzato questo strumento di prenotazione. Poi possiamo stare a discutere sulla bontà delle modalità attraverso le quali veniva concesso al cliente di poter prenotare l'appuntamento. Sta di fatto che questo sistema, che ripeto, credo un po' tutte le banche decisero di assumere nel periodo immediatamente successivo, il cosiddetto post-lockdown, dopo la, chiamiamola, pausa estiva, hanno cominciato, nella stragrande maggioranza dei casi, anche in questa circostanza, a disattendere queste disposizioni. Cioè a dire, adesso io posso liberamente recarmi presso il mio sportello bancario e il rischio principale che io possa vedere correre, mi veda costretto a correre, è quello, ecco, di attendere il mio turno fuori, perché, e lo hai detto benissimo poco fa, caro direttore, l'accesso agli sportelli è tale a seconda della dimensione dell'area che è occupata dallo sportello. Le piccole agenzie chiaramente credo che non possano contenere più di un paio di persone, quelle un po' più ampie mi sembra che possano arrivare sino a 6 persone, ecco, questo mi sembra, adesso mi auguro che la memoria non mi inganni proprio in queste circostanze. Ma è chiaro, non si può credere che nella giornata lavorativa presso una banca accedano solo 2 o 6 persone, ne accedono molte di più. E quindi, giustamente, coloro che debbano attendere il proprio turno sono lì fuori. Ora immaginiamoci quelle banche, e nelle nostre città ne conosciamo tante, che sono allocate nei centri storici o magari in luoghi dove lo spazio adiacente all'ingresso della banca stessa sia molto circoscritto, sia molto limitato, sia molto angusto, non pingue, direi, da questo punto di vista. Ed è chiaro che in qualche maniera le persone che dovranno attendere il proprio turno dovranno sostare lì per non perdere, come ci dicono gli operatori telefonici, la priorità acquisita. E allora che succede? E succede che, ma questo credo che avvenga ora un po' di meno, ma ripeto, è avvenuto proprio in quei periodi anche di fronte agli ingressi degli uffici postali, è chiaro, c'è il fumatore che si accende la sigaretta, trovi l'amico per la chiacchiera, o anche il fatto stesso di essere molto vicini, perché l'abbiamo detto, spesso ci capita di dover svolgere queste attese in luoghi non propriamente ampli, e quindi lì è chiaro, un distanziamento sociale diventa una boutade, diventa una chimera, diventa una mera propalazione di intenti, ma la realtà ciò non accade. Come risolvere questo problema? Cino, non credo che si possa immaginare di porre all'ingresso degli sportelli bancari un operatore di polizia che sia lì a verificare la corretta esecuzione di queste disposizioni.
funzioni. È anche altrettanto vero che in luogo degli operatori di polizia si potrebbe ricorrere, e questo, ecco, devo essere, ho memoria di quello che io stia per dire, perché lo vedo applicare correttamente, devo dire, a Foggia, presso il tribunale, nelle due sedi del tribunale che esistono su Foggia, c'è una piccola pattuglia di guardie giurate o anche di guardie ecologiche che vengano prestate, o di appartenenti alla protezione civile che vengano prestate proprio alla bisogna, che si occupano non soltanto di controllare la temperatura corporea degli avventori, di coloro che andranno a avere ingresso presso lo sportello bancario, ma anche di, ecco, il termine non è proprio, ma lo utilizziamo per farci capire meglio, nella opera di sorveglianza e di corretta esecuzione di quelle disposizioni, ripeto, che sono la base perché si possa dire abbiamo correttamente applicato le norme anti-Covid. È chiaro, in questo caso le due disposizioni sarebbero l'uso della mascherina, e per mascherina si intende la copertura sino alla sommità del naso, quindi a coprire sia entrambe le vie aeree che noi utilizziamo per respirare, naso e bocca, e il distanziamento sociale, perché poi il gel igienizzante lo andremo a trovare, come dicevamo pochi minuti fa, all'ingresso dello sportello. Avvocato Luca Ficuccello. Potrebbe essere, o dovrebbe, o può anche darsi, io credo che magari le banche più attente si siano già munite di questo sistema. È chiaro che la guardia giurata, la guardia ecologica, l'operatore di protezione civile non ha poteri sanzionatori, però ecco, potrebbe quantomeno rappresentare una forma di non coercizione, di convincimento nei confronti di quelle persone un po' più riottose, per far capire a queste ultime che la cosa non è uno scherzo e che se cerchiamo tutti insieme di collaborare con tanta di quella pazienza che a Gino sta scappando, mi auguro che riesca a contenerla, se ricorriamo a questa pazienza, con un po' di sforzo riusciamo a uscirne tutti. Finalmente una volta per tutte. Avvocato Ficuccello, non è che mi scappi, non la trovo più, quello è il problema, non la trovo più, sono giorni che non la trovo più, sono giorni. Dicevo, e ci siamo dimenticati di un'apparecchiatura importante, il bancomat, tutti questi tastini da premere, questa pulsantiera che è sempre limpida, super pulita, ci possiamo specchiare dentro, ecco. E in quel caso mi devo portare il gel da casa, devo andare con i guanti, cosa dovrei fare? Porto un esempio per intenderci. Io parto sempre dall'idea che l'aneddotica ci aiuta a comprendere meglio i concetti. Fin tanto che concessero alle palestre, io sono un frequentatore assiduo delle palestre, di poter utilizzare queste ultime strutture sportive, bene, tutti i titolari delle palestre, sino al giorno prima di imposizione della chiusura di questi luoghi, che se non ricordo male è stata imposta dal 24 di ottobre, quindi queste strutture sono chiuse da oltre un mese, attenzione, ecco, adesso apro e chiudo una piccola parentesi, spezzare una lancia a favore di questi operatori che certamente hanno subito e tuttora subiscono un grave nocumento dalla interruzione dei propri servizi. Bene, quando noi utilizzavamo, sperando di farlo più presto, i manubri, gli attrezzi igienici, noi eravamo tenuti, e devo dire tutti lo facevano, a usare degli igienizzanti per far sì che gli attrezzi da noi utilizzati potessero tornare più o meno nel pristino stato di pulizia così come l'avevamo trovato. E lo stesso dicasi per le panche, così dicasi per i bilancieri. E allora mi chiedo, perché ciò non avvenga, come detto tu poc'anzi, per le tastiere? Però è altrettanto vero che io quando sono in palestra utilizzo i manubri, utilizzo i bilancieri, utilizzo le panche, l'igienizzante non me lo porto da casa, l'igienizzante lo trovo già in palestra. Per cui, e torniamo a dire, dovrebbe la banca, anche in questo caso, far sì che ogni volta si utilizzi la tastiera del bancomat, lì nei pressi ci sia la disponibilità di un dispenser
che contenga il famoso famigerato igienizzante e che con tale sistema si possa rendere il più pulito possibile la console perché, dove c'è il tastiero, dove c'è la busta. Sì. Ma anche qui, caro Gino, ripeto, chi va, diamo per assodato, ammesso e non concesso che tutte le banche abbiano assunto o decidano di assumere questa forma di cautela, io mi chiedo, ti chiedo e chiedo ai telespettatori, siamo certi che tutti gli utilizzatori del Bancomat poi si ricordino o abbiano la premura di usare l'igienizzante? E laddove ciò non accada, chi potrà un domani dirmi sei stato poco attento a non usare l'igienizzante? E quindi ritorniamo al discorso fatto pochi secondi fa. Ci vuole quella che si chiama in gergo la coscienza civile. Ad esempio, nelle scuole, io faccio parte anche di questo mondo, è tornata in auge come materia oramai obbligatoria, una materia curricolare, l'educazione civica. Sì. E attenzione, l'educazione civica non quella che seguivamo quando eravamo ragazzi, è quella che dovrebbe mettere nella condizione i giovani di oggi, che saranno gli uomini di domani, a comprendere che non viviamo solo in un mondo di diritti, ma viviamo anche in un mondo di doveri. L'interscambio fra diritti e doveri è il presupposto per la migliore democrazia possibile. Quindi, ecco, le banche dovrebbero utilizzare questi strumenti, poi sta a noi saperli a nostra volta utilizzare per il nostro bene, ma di tutta la collettività. Perché, avvocato Ficucello, il problema qual è? Siccome proprio i bancari sono molto precisini con le virgole, i centesimi, ecco, e quindi io mi auspicherei che anche chi fa i controlli sia precisino con gli stessi istituti bancari, perché non è giusto andare a sanzionare chi prende il caffè e dimentica di usare il gel, o meglio di indossare la mascherina come è successo, e poi invece gli istituti bancari non li controlla nessuno, perché fino ad oggi non ho letto nessuna agenzia di stampa in cui c'è stata la notizia di una sanzione ai danni di un'agenzia bancaria, eppure da quelle che frequento io non mi sembrano che rispondino a tutte quelle prescrizioni dettate dalle norme, quindi dal DPCM. Però, avvocato, parliamo, il nostro tempo a disposizione sta terminando, ma magari lo annunciamo solamente così i nostri amici e le nostre amiche si possono preparare per venerdì prossimo, dove potremo approfondire questo argomento, e cioè l'espropriazione forzata dei propri soldi che avevamo sul conto, che ci sono sul conto corrente, e andiamo magari il giorno dopo e ci rendiamo conto che quei 1.000 euro non ci sono più, e noi meravigliati chiediamo allo sportello che cosa è successo, come mai sono spariti questi 1.000 euro, e scopriamo che c'è stato un pignoramento presso terzi, eccetera eccetera. Poi mi dirà lei tecnicamente come meglio è definito questa procedura, come meglio è definita. Resta il fatto che, insomma, non è bello avere i propri soldi dove si pensa siano tranquillamente e super al sicuro, e forse sarebbero meglio sotto un materasso, e poi invece vedersi dispariti, ecco, il pignoramento. Sì, sicuramente. Vogliamo accennare qualcosa e magari poi... Sì, sì. Benissimo, caro direttore, ad anticiparlo così da... Sì. Mettere già nella condizione i nostri telespettatori di sapere cosa andremo a trattare la prossima settimana. Ma io aggiungerei un'altra postilla, definiamola così, un altro accapo, definiamolo così, rispetto all'argomento che andremo a trattare la prossima settimana, e quindi poi andiamo a congedarci. Anche la possibilità che oggi è diventata anche concreta, poi vedremo sulla base di quali presupposti di legge e sulla scorta di quali condizioni ciò possa accadere, il pignoramento del conto da parte dello Stato, da parte del fisco, cioè per debiti maturati con l'erario. Perché io credo che tu facessi riferimento in special modo all'espropriazione, quella cosiddetta presso terzi. Sì. Cioè io sono un debitore, il mio creditore viene a sapere che attenzione,
viene a sapere molto, molto virgolettato, perché le banche queste informazioni non le possono e non le debbono dare, attenzione, perché fino a proprio contrario esiste il segreto bancario e la tutela della privacy. Io scopro incidentalmente che l'invio di Vittorio ha il conto corrente presso l'agenzia della banca X ubicata nella località Y, posso procedere a pignorare quel conto sito alla capienza di quel conto che aveva lo stesso al momento della notifica del pignoramento. In quel momento il direttore della filiale diventa responsabile dei destini di quel conto, lo deve congelare al proprio al minuto, tanto è vero questo, adesso non voglio già anticipare altrimenti togliamo al pubblico la sorpresa e invece così saranno, come dire, costretti nel senso buono a seguirci anche venerdì prossimo, che nella notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, colui che operi ufficialmente questo atto, che è l'ufficiale di giudizio, dovrà indicare anche l'orario in cui si sia svolto il pignoramento. Poi diremo venerdì prossimo perché questo aspetto diventa di fondamentale importanza, ma ne parleremo la settimana prossima. Ma io correntista, e chiudiamo, non trovando più i soldi, mi avrebbe dovuto informare, o io non ne devo sapere nulla di quello che accade nella mia banca? Allora non voglio andare nei dettagli, ma giusto se sì o no. Quando si provvede al pignoramento presso terzi, sì, l'ufficiale giudiziario, su impulso della parte procedente, quindi evidentemente dell'avvocato, del difensore, del procuratore, chiamiamolo come lo si voglia, non dovrà limitarsi a notificare l'atto di pignoramento al terzo, in questo caso la banca, ma dovrà farlo anche nei confronti del debitore. Le cose dovrebbero correre di pari passo, certamente se il debitore riesce a sapere, ufficialmente si intende, ovvero se dopo aver notificato l'atto, a correre presso la banca e ad estinguere il conto prima che l'ufficiale giudiziario varchi la soglia della banca, e questo è un altro discorso, ma anche di questo parleremo la prossima volta. Avvocato, la data e l'ora. Mentre quando si notifica un atto, l'ufficiale giudiziario, quella che si chiama tecnicamente relata di notifica, più sì, elegantemente relazione di notificazione, indica la data e il luogo ove quell'atto sia stato notificato e nelle mani di chi sia stato notificato, o in caso di plico raccomandato a chi sia stato recapitato questo plico, si indica la giornata 27 novembre 2020. Nel caso del pignoramento viene riportato anche l'orario col minuto 12:38. Il motivo, ecco, l'ho anticipato già poco fa, ma ripeto, sì, ne parleremo la prossima. Sì, perché la mia curiosità è l'altra faccia della medaglia, ossia quando invece il proprietario di quei soldini, di quel conto corrente, quindi cliente di quell'agenzia, di quella banca, non è stato informato. No, allora ripeto. No, non so se è chiara la mia osservazione. Ecco, ma parliamo di esecuzioni forzate, sì, svolte attraverso il ricorso alle procedure giudiziarie, sì, certo, il debitore deve. Lo so. E per forza, perché non è possibile immaginare che io notifichi l'atto di pignoramento presso il terzo, in questo caso la banca, senza che il medesimo atto non venga notificato anche al debitore. Anche perché nell'atto di c'è anche una citazione che si fa al debitore e al terzo pignorato a comparire davanti al giudice dell'esecuzione ad un'udienza che poi si va a individuare, durante la quale, se il debitore ha delle osservazioni, se ha delle eccezioni, se va a proporre delle opposizioni, bene, può esercitarle in quella specifica circostanza. Di norma il terzo non compare mai, perché dopo la riforma del processo di esecuzione, che ha coinvolto anche l'istituto dell'appignoramento presso terzi, il terzo risponde al creditore
se ci siano meno somme. Noi parliamo sempre della banca, ma potremmo parlare anche delle aziende. Si parla di banca, restiamo nel mondo della banca. La banca deve, secondo la disposizione attualmente vigente, entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento, deve comunicare con raccomandata o con PEC al procedente, al creditore procedente, se in quel momento, cioè quando l'ufficiale giudiziario abbia varcato la somma dello sportello bancario, se in quel momento presso quel conto ci fossero meno delle somme giacenti a disposizione. E da lì poi c'è tutto lo sviluppo della procedura. Adesso ripeto, non dobbiamo fare lezioni di procedura civile, ma per far capire un po' ai telespettatori come tecnicamente, mi auguro apprezzando in maniera semplice, con un linguaggio più elementare, si svolgono. Perché è chiaro, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, le istituzioni diventano, almeno quelle che sono necessarie, quelle che possano essere effettivamente svolte, diventano l'unico strumento possibile per la soddisfazione dei crediti di colui che li stia a vantare. Ma anche qui, ecco, adesso l'occasione è propizia per ribadire che nella ipotesi di impossibilità per il debitore di onorare i propri impegni prima di arrivare all'esecuzione, ma anche addirittura all'esecuzione già iniziata, c'è sempre il famoso istituto del sovraindebitamento che soccorre. Ecco perché il sovraindebitamento resta sempre lì, come dire, pronto per intervenire quando la situazione diventa insostenibile e ingestibile attraverso il ricorso alle procedure ordinarie. Grazie Avvocato Luca Ficucello, quindi rinnoviamo l'invito a chi è sintonizzato con la nostra emittente televisiva all'appuntamento, a sintonizzarsi venerdì prossimo, dove approfondiremo gli argomenti già trattati, e nel frattempo potrete inviarci delle mail, dei vostri messaggi, delle vostre domande al 351-931-9265 per quanto riguarda quello già detto e quello che vi andremo a proporre la prossima settimana. Quindi, per essere più chiari, siete andati nella banca tal dei tali, non c'è il gel? Segnalatemelo per piacere. Siete andati all'ufficio postale, non c'è il gel? Segnalatemelo per piacere. Siete andati all'ASL, mettiamoci anche l'ASL, non c'è il gel? Segnalatelo. Avete subito una non so, segnalatelo. Non lo volete fare in onda, in diretta, fatelo attraverso la posta elettronica telemike@chiocciolibero.it o lo stesso numero telefonico messo a vostra disposizione. Ringraziamo l'avvocato Luca Ficucello della sua sempre gentile disponibilità e... Per me è un gran piacere farvi compagnia. Avvocato, non si preoccupi, perché io utilizzerò il tempo a disposizione nel fine settimana per trovare la pazienza, così la prossima settimana saremo più in forma. Gino, chiudo il collegamento con la fatidica frase: la pazienza è la virtù dei forti. Appunto, la devo trovare, e devo trovarla per forza allora, avvocato. Assolutamente, io ti auguro una buona caccia al tesoro. Grazie per avermi fatto sorridere così anche in diretta. Buon fine settimana, avvocato, grazie. Ancora a tutti i telespettatori, arrivederci a venerdì prossimo. Buona serata e buon fine settimana. Ricambiamo di cuore. Buon proseguimento, grazie avvocato Luca Ficucello del Codacons di San Severo, responsabile del Codacons della provincia di Foggia. Oggi concludiamo il nostro programma prima ricordandovi che la puntata in replica andrà in onda alle ore 21:15 stasera. Come in tutte le altre occasioni, il giorno dopo alle ore 13. Alle ore 20 vi trasmetteremo la celebrazione eucaristica e supplica alla Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa, presieduta da Don Francesco Ferrante, che si svolgerà a Gioia del Colle. E poi vi informeremo anche delle fasce orarie in cui sarà replicata la stessa celebrazione.
Vi ringrazio quindi di essere stati sintonizzati con noi, col 97 del Digitale Terrestre per chi ci segue dalla Puglia e chi invece risiede in Basilicata o in parte della Calabria ci segue sull'884. Un saluto a voi tutti, grazie.